Vedete com'è partita sfrizionando l'auto? A missile? Bisogna andare a capire dov'è il bite point. Quindi come funziona la doppia frizione? Quando si vanno a tenere tutte e due le palette tirate al 100%, ovviamente la frizione è totalmente staccata. Invece quando si va a sganciare solamente una delle due palette, la frizione va al bite point che abbiamo regolato, quindi al punto di mordente che noi abbiamo precedentemente regolato. Più questa regolazione è fine e più riusciamo a sfruttare la, diciamo, la sfrizionata per darci quello spunto iniziale che ci fa volare in pratica in partenza. Vedete? È stato complicato trovare il punto preciso dove mollare la frizione per scattare al missile.